Il rammarico è tutto per i tifosi. Quasi 50.000 presenti sugli spalti del San Nicola avrebbero meritato sicuramente un finale diverso. Ma il Bari, sconfitto per 2-1 dal Genoa nell'ultima partita del 2022 del girone d'andata della Serie B, non è dispiaciuto a mister Mignani. Per l'allenatore biancorosso, i suoi sono stati puniti dagli episodi. Abbiamo commesso due errori li abbiamo pagati carissimi, però io credo di poter serenamente dire che faccio i complimenti alla mia squadra perché col cuore, con lo spirito, con la voglia è stata in partita fino alla fine contro una squadra forte come il Genoa e negli ultimi minuti ha avuto anche l'occasione per pareggiare. Positivo il rientro di Khedira in gol per il momentaneo pareggio dei Galletti, che però non è servito alla squadra per portare a casa punti utili alla classifica. Sono molto dispiaciuto per questa sconfitta e per come è arrivata, perché comunque eravamo quasi in dominio della partita. Purtroppo il gol non è servito alla squadra, quindi bicchiere mezzo pieno. Nel post partita anche Mattia Maita è dispiaciuto per non aver regalato un finale diverso ai tifosi del Bari. Ci dispiace soprattutto per loro, no? Comunque noi abbiamo creato e purtroppo il calcio è questo, quando non vuole entrare la palla c'è poco da fare. Ci abbiamo messo il cuore, ci abbiamo messo anche più del cuore, perché ci tenevamo tanto. Poi ripeto, il calcio è anche questo, quindi tante volte ci è andata bene, oggi ci è andata un po' meno bene. E però continuiamo su questa strada che ci toglieremo tante soddisfazioni da qua alla fine.